Buon pomeriggio a tutti, eccoci ritrovati su Nemesis per il nostro consueto appuntamento del venerdì pomeriggio. Io sono Amelia Tomasicchio, CEO di Cryptonomist, e questa volta, tra l'altro, la puntata è un po' speciale perché, a differenza delle puntate precedenti, non faremo questa diretta, non stiamo facendo questa diretta sul mondo di Cryptonomist, ma sul mondo di Crippo. Per chi mi segue un po' sui social, dopo durante questa puntata ne parleremo. Siamo appunto sul nuovo mondo creato da Cryptonomist in collaborazione con Nemesis per la linea di collectible, appunto Crippo, che lanceremo il 21 dicembre. Quindi spero che vi piaccia anche questo nuovo mondo e durante appunto la puntata vedremo insieme qualche parte di questa nuova land. Ad ogni modo, oggi siamo appunto con un nuovo artista del mondo NFT, in modo che vedremo insomma la sua storia, le sue opere. Facciamo entrare quindi Andrea Crespi. Ciao, ciao Amelia. Ciao. Eccoci. Dai, con te inauguriamo questo nuovo mondo Vai. con Nemesis. Allora, ci racconti, giusto per cominciare, poi pian piano vedremo anche le tue opere, come mai, quando sei entrato nel mondo NFT? Sì, allora, in realtà nel mondo NFT ufficialmente ci sono entrato abbastanza di recente, nel senso che ho iniziato a interessarmi a questo nuovo movimento un po' di mesi fa, quando tra l'altro stavo passando il mio periodo di clausura per via del Covid, che fortunatamente comunque era una forma lieve, però stando comunque in casa ho avuto modo di investire più tempo, diciamo, nel guardare, nel ricercare, quindi sono venuto a contatto di questa nuova ondata artistica, ho iniziato a studiarla, quindi ho fatto diversi mesi comunque a cercare di capire di che cosa si trattasse, di studiare un po' il mercato e poi ho inaugurato, diciamo, con la creazione delle prime opere NFT attraverso la piattaforma Foundation e sono partito anch'io, diciamo, a sperimentare questa nuova forma di espressione, che di fatto poi è forse quella più in linea e giusta per quello che faccio io, perché io parto comunque da un'arte digitale di base, quindi per tanti anni ho sempre fatto questo, e quindi è una logica conseguenza del mio approccio e del mio processo creativo, l'NFT. Infatti, magari vediamo dalla regia il link di Foundation, così ci spieghi le tue opere, insomma, come crei i tuoi NFT e comunque il tuo background anche come artista, diciamo, più fisico, no? Perché se non sbaglio, anche le opere, insomma, di cui fai gli NFT o anche in precedenza facevi anche opere fisiche, giusto? Sì, no, io la componente fisica comunque l'ho mantenuta, anzi i miei pezzi NFT comunque sono accompagnati sempre da un pezzo fisico, in questo caso delle stampe fine art, pezzi unici, però realizzo anche opere su canvas, quindi su tela, ho fatto anche delle pareti, più che altro perché per me il mezzo, diciamo, l'output dell'opera, cioè il mio processo parte appunto da un'idea creativa e da uno sviluppo digitale e poi scelgo qual è il mezzo, ma il mezzo è solo appunto lo strumento migliore che mi serve per veicolare quel determinato tipo di opera, però mi piace essere poliedrico, quindi scegliere a seconda di quello che voglio fare e come contestualizzarlo, quindi secondo me una cosa non esclude l'altra, ecco. Anzi, mi Stiamo piace vedendo proprio. i tuoi ultimi due drop, Woman of the Sì. Year. Ci racconti un po' come mai hai voluto fare queste tre opere che comunque stilisticamente hanno qualcosa in comune? Chiaro, no, allora su Foundation ho fatto una precisa scelta creativa che è stata quella di orientare la produzione di queste prime opere, per ora sono solo tre droppate, che hanno un collegamento comunque con il mondo del fashion e comunque della figura femminile di base, che è una figura che si ritrova nella maggior parte dei miei lavori. Il tema della censura, tutti dei messaggi comunque
legati al tipo di arte che faccio io, che poi chiaramente ha un codice visivo molto d'impatto e riconoscibile. Nello specifico, appunto, con Foundation ho scelto di orientarmi a questo mix arte-moda. Infatti riprendo e ricostruisco delle immagini di campagne e di brand comunque conosciuti, perché mi piaceva giocare su questo contrasto che la moda cambia in maniera velocemente, mentre l'NFT, l'arte digitale, tendenzialmente è infinita e quindi e viene tracciata per sempre e tende comunque a essere comunque a non scomparire. Quindi giocare su questo contrasto per portare avanti il concetto di questo collegamento che è sempre stato presente ed è molto forte tra arte e moda, ma quindi trasformare una collezione che tendenzialmente ha un tempo organico che poi si esaurisce e sparisce e farà diventare appunto opera d'arte, quindi le generazioni del futuro vedranno questi pezzi d'arte tra un tot di tempo e non sarà più appunto come un... come posso dire, un'immagine che tende a scomparire, quindi questo consumismo di immagini, ma quindi valorizzare proprio la produzione creativa dell'abito e dello scatto e dell'arte comunque digitale in sé. Ecco, questo è il tuo profilo Instagram, sì. Si possono vedere ben più opere rispetto a quelle droppate su Foundation. E, come va il tema della censura? Prima hai accennato a questo argomento, ho visto che fai spesso anche delle storie sull'argomento su Instagram. Sì, di fatto, perché è una tematica che mi ha colpito in particolar modo, perché avendo sempre fatto queste opere che spesso e volentieri ritraggono anche del nudo, in una forma comunque non volgare, comunque erotica, sì, però non spinta e pornografica, diciamo che gli algoritmi Instagram, comunque di Facebook, di questi social comunque tendono a penalizzare molto, se magari in maniera più velata, quindi oscurando il contenuto, magari proprio addirittura a cancellarlo, e molte mie opere infatti ho dovuto rimuoverle o mi sono state rimosse, quindi sentendomi toccato sul vivo ho cercato di sperimentare, di trovare una forma che mi permettesse di arginare l'ostacolo, nel senso che tramite queste linee ottiche riesco a ingannare certe volte l'algoritmo, quindi a avere comunque un mio stile identificativo, ma avere anche riuscire comunque a veicolare senza tra virgolette la censura questo contenuto, anche se comunque non è sempre detto, perché sono molto severi, diciamo, nella selezione dei lavori, ed è un po' paradossale perché ci sono contenuti molto più diseducativi, molto più come potrei definirli, più volgari anche. Volgari, sì, più sì, ma anche diseducativi, proprio, che comunque passano tranquillamente inosservati, e quando poi viene penalizzata l'espressione creativa e l'arte in generale. È successo anche con il Museo di Vienna, no? Che ha fatto provocatoriamente, ha creato il profilo OnlyFans perché ha censurato delle opere di famosissimi artisti, delle sculture, quindi è abbastanza paradossale questo. E poi c'è anche, l'ultima cosa, è anche un trattamento molto diverso, perché diciamo realtà più conosciute, potenzialmente personaggi più famosi, si tende a tenere magari un occhio più chiuso rispetto magari agli artisti emergenti. Ma anche tutti i profili delle pornostar, che spesso non banalmente, sono... Banalmente, esatto. Quello più ai minori. Esatto. Poi per amore di uno può esprimersi come crede, però bisognerebbe avere lo stesso peso, non di diverse misure. E invece per quanto riguarda la creazione delle tue opere, dicevi che appunto tu parti dal digitale, quindi anche tutte le opere che realizzi su tela sono prima studiate in digitale? Sì, cioè io parto comunque da delle immagini di fatto, cioè da un messaggio e un concetto creativo. Poi lo rielaboro digitalmente, poi trovo appunto il sistema migliore per concretizzarlo. Può diventare semplicemente un output digitalizzato, quindi che può essere inserito all'interno di un frame digitale o postato e mintato come un NFT, oppure appunto trasformato in tela, o recentemente ho fatto un muro all'archivio di Milano, l'archivio civico di Milano, si trattava di 2 unità di 16 metri quadri, e l'ho fatto con la tecnica appunto del dipinto di
progetto di street art, quindi non è limitante su questo. Diciamo che c'è anche una componente artigianale proprio fotografica, per esempio adesso c'è una collaborazione che uscirà a gennaio con un'azienda abbastanza nota che non posso ancora svelare perché è un progetto di gennaio, però in questo caso abbiamo fatto un lavoro prima ancora della digitalizzazione proprio fotografico, quindi andare a scattare quello che è l'immagine che poi rielaboro, quindi ci sono vari livelli, no, a livello creativo, a livello di manipolazione del design finale, dell'estetica dell'opera. Visto che è una domanda che spesso viene posta durante queste dirette, quali tool utilizzi per creare le tue opere digitali? Sicuramente Adobe, la suite di Adobe, Photoshop, sono comunque Illustrator, Premiere, cioè sono mix di programmi che fanno. Poi comunque banalmente anche la fotocamera digitale, cioè sono diversi strumenti, non c'è un singolo strumento su cui mi poggio, sono una serie di competenze che poi è un po' anche sinonimo del, come posso dire, del periodo che viviamo, della società oggi, che deve essere contaminata e si richiede comunque trasversalità, e quindi anche veramente sul progetto digitale, sul progetto in tela realizzato a mano, comunque ci sono tante competenze per arrivare, cioè non c'è una vera e propria capacità esecutiva, bravura nel dipingere, perché io sono cresciuto in un'era digitale e non ho difficoltà ad ammettere che nel disegno non sono neanche così forte, però unire le mie competenze e i miei strumenti mi porta comunque a realizzare dei visual d'impatto che riesco a veicolare quello che a me interessa, far arrivare alle persone con un'estetica comunque di livello, senza per forza avere una competenza pittorica come i grandi maestri del passato. Poi ognuno ha il proprio talento, ecco, quindi... E, appunto, prima di entrare nel mondo NFT, visto che è una, diciamo, una cosa più recente, ci dici qualche episodio che ha caratterizzato, insomma, da sottolineare della tua carriera artistica, non so, importanti collaborazioni, importanti mostre. Prima citavi l'archivio di Milano, dove hai realizzato un muro, così, insomma, mi piace sempre quando intervisto gli artisti, appunto, NFT, far capire a chi ci ascolta che non questi artisti, come appunto come te, non è gente improvvisata che ieri ha seguito l'hype degli NFT e certo. Si è portato in questo settore. Certo, vabbè, sicuramente questo nuovo movimento è interessante perché mi ha dato stimoli creativi e anche la possibilità di sfruttare appieno l'arte digitale che facevo, che chiaramente su una stampa o su una tela è limitata a un determinato tipo di output. Anche veramente un'opera realizzata su muro ha un forte impatto visivo perché ha grandi dimensioni, però perde magari il dinamismo, perde determinate cose che l'opera digitale in sé mi consente di fare. Quindi è stato proprio anche un poter sfruttare al massimo il mio processo creativo. Di avvenimenti importanti che hanno segnato, io ho fatto tanti anni comunque solo a produrre, a creare, a ricercare, anche per arrivare allo stile che adesso mi rappresenta e sono più riconoscibile in questa estetica. Non è stato immediato, comunque ho tantissimo lavoro archiviato, tantissimo back di quello che ho elaborato negli anni per arrivare appunto a capire cosa mi rappresentasse, e i primi anni addirittura non ho mai neanche venduto un'opera, ma perché non era quello che mi interessava. Sostanzialmente dovevo ancora trovare il mio codice e capire bene che cosa volessi esprimere attraverso la mia arte. E poi sono iniziate le prime collaborazioni, le prime richieste. Adesso comunque ho il mio studio avviato, faccio i miei progetti, quindi sono molto contento, diciamo, di come sta andando in generale. Se devo ricordarmi, forse una delle prime collaborazioni più importanti per me è stata quella sicuramente con Bulgari durante la Milano Fashion Week, dove sono stato contattato per la creazione di una texture
con il mio stile che ricreava questa sorta di pelle di serpente, chiaramente col mio codice visivo, che poi ha decorato tutto lo spazio dell'esposizione di Bulgari all'interno dell'Hotel Bulgari Milano. È stato molto bello, al di là della collaborazione del grosso brand che c'era dietro, proprio anche a livello di impatto visivo, ritrovarsi in un ambiente completamente decorato da un tuo lavoro. Quindi quello chiaramente è stato una bella soddisfazione, che dopo un po' di anni di lavoro, cioè, è stato premiante, no? E poi adesso comunque in generale le collaborazioni che stanno arrivando, anche semplicemente riuscire a essere riconosciuto nel settore, poter avere dei contatti con altri artisti, confrontarsi da pari, è sicuramente bello. Quello è un'altra situazione. Nel mondo NFT molti che ho intervistato dicevano proprio di questo, che è più facile parlare con gli altri artisti, approcciare i collezionisti, un po' cambia, no? Da come voi siete magari stati abituati nel mondo tradizionale. Sì, sicuramente nel mondo tradizionale c'erano molti più barriere. Già io di per sé sono stato sempre molto autonomo, perché grazie comunque ai social sono riuscito a creare una community, un'estetica, e quindi ho già sempre di base un rapporto molto diretto con i miei collezionisti, con gli altri artisti. È chiaro che poi l'NFT e proprio questo movimento in generale è tutto molto più enfatizzato, e anche bello comunque potersi confrontare con gli artisti senza troppa puzza sotto il naso, anche artisti magari che sono da più tempo qua, che comunque penso sia proprio un diverso approccio, no? Proprio una mentalità diversa, proprio quella di sostenersi, che è bello comunque. Sì, c'è più una community. Esatto, proprio c'ha dei valori, non è solo una cosa estetica, è proprio anche a livello valoriale. Nel frattempo stanno mandando in onda Il Mondo di Crippo, così su Nemesis, così incominciamo a parlarne, a mostrarlo, perché penso che sia stato tra l'altro messo online oggi, quindi sei il primo, siamo i primi a vederlo e a poterci giocare. Ricordo che Crippo sarà lanciato il 21 dicembre, e fondamentalmente se hai l'NFT di Crippo potrai appunto giocare si potrà giocare in questo videogioco, che come vedete è proprio un videogioco, perché se si sbaglia si muore, si ritorna indietro, ci sono i vari livelli, i vari personaggi. Il link è thenemesis.io/crippo, così per se lo volete condividere, sarà un piacere. Nel frattempo, proprio nel vulcano, sta avvenendo la nostra diretta. Nel vulcano ci dovrebbe essere lo schermo in cui ci si vede, appunto, dove faremo poi anche le altre puntate, le altre dirette, che poi diventeranno esclusive per gli holder di Crippo. Andrea, ma prima stavi anticipando insomma qualcuna delle tue prossime collaborazioni, qualcuna delle tue, non so, mostre, hai qualcosa? Mi sono un attimo che mi sono accorto che intanto qui la luce, che sono in questo studio a Milano, sì, era un po' al buio. Ok. Pensavo ci volessi far vedere qualche opera. No, mi stavo spostando più alla luce. Ok. Stavo dicendo, se vuoi anticiparci insomma quali saranno i prossimi drop, comunque avvenimenti, collaborazioni del prossimo anno, insomma, e poi se ricordiamo magari da casa come seguirti sui social. Okay. Sì, allora sicuramente a gennaio ci sarà questa importante collaborazione che uscirà su un progetto che ho avuto veramente piacere di farlo, perché mi è stata proprio data libertà, e penso sia molto sempre importante lasciare libertà di espressione all'artista, indipendentemente dal brand che c'è dietro. Quindi sono contento, non vedo l'ora di uscire. Tra l'altro sono appunto a Milano giusto oggi per scattare delle foto che servivano appunto al progetto, però non posso svelarlo. Quindi a gennaio quando? Più o meno? Deve essere ancora confermato, però comunque entro il mese di gennaio verrà ufficializzata. Se ti devo dire un progetto futuro per il 2022,
di cui non so ancora la data, però sicuramente lavorare per la creazione della prima mostra personale. Penso sia arrivato il tempo e la motivazione per fare questo passo. E poi nulla, sicuramente anche continuare a sperimentare. Non ti sentiamo più. Mi senti? Sì, ora sì. Ok, no, dico, il 2022 sarà sicuramente un anno di svolta, quindi chi avrà il piacere comunque di seguirmi sui miei social, che di solito sono sempre molto attivo, verrà costantemente aggiornato sugli sviluppi. Vediamo in sovraimpressione il link per seguirti su Instagram, abbiamo detto Foundation poi per i tuoi drop, e ovviamente hai anche Twitter. Yes. Attualmente su Foundation, stavamo vedendo prima, c'è ancora un NFT in vendita, sì. Quindi chi volesse accaparrarselo riceverà anche il fisico, dicevi? Sì, verrà come i primi due che sono già andati sold out, c'è questa stampa fine art su una carta molto bella fatta a mano a Fabriano, è un pezzo unico, comunque certificato, al di là dell'NFT che verrà spedito a chi si aggiudicherà l'asta, ecco. Quindi, poi vedremo, comunque non ho questa fama di fare così, questa, diciamo, sete di continuare a creare NFT, cioè voglio farli in maniera, preferisco prendermi del tempo e farli uscire quando hai l'ispirazione, l'idea. Sì, esatto. Quindi, giusto. Però almeno così, pochi ma buoni. Perfetto, grazie Andrea, ti ringrazio, grazie molto per questa intervista. Vai. Appunto, ricordiamo di seguirti su Instagram e su Twitter, e grazie a tutti, ci vediamo venerdì prossimo sempre su Nemesis. A presto, ciao ciao. Ciao.